Buonasera a tutti e a tutte. È evidente che il discorso che si viene sviluppando ha complessità di contenuto che derivano anche da una poca nettezza di confini, ma è giusto che sia così, nel senso che c'è un po' un taglio ricostruttivo e c'è un taglio di prospettiva, c'è anche un taglio di valutazione, di giudizio. Valera prima diceva qui non stiamo a fare della nostalgia, però è anche vero che d'altra parte il suo stesso intervento lo dimostra, che è stato un intervento innervato da una attitudine critica. Non si ricostruisce senza valutare, non si ricostruisce senza giudicare, e non si ricostruisce, non si racconta nessuna storia se non si sta in un punto di vista a partire dal quale quella storia, bene o male, ci appare progressiva o regressiva. Vi faccio un esempio per intenderci e poi anche per dire subito in premessa da quale punto di vista io mi pongo rispetto a questo passaggio di crisi delle militanze e di emergenza di un nuovo paradigma, esso stesso peraltro largamente in crisi a mio modo di vedere già da tempo, cioè quello del volontariato. Poi fra l'altro dirò anche che questa stessa polarità è problematica per molti versi, perché in larga misura i militanti sono volontari. Faccio l'esempio, dicevo, noi ci siamo sentiti dire dai dirigenti dei partiti, diciamo per essere più chiari, più franchi e più leali intellettualmente, dai dirigenti del Partito Democratico e delle formazioni che gli hanno dato vita negli ultimi 20 anni, e parlo in particolare del PDS e dei DS, ci siamo sentiti ripetere ad ogni punto problematico del conflitto politico o del dibattito politico: ce lo chiede l'Europa. Oppure questo riferimento ai vincoli imposti dai trattati e dalle condizioni materiali, dalle condizioni obiettive nelle quali si dispiega il processo di riproduzione, no? Non possiamo che far così. Ora, il punto che sistematicamente io penso è mancato a queste dichiarazioni, e che mancando ha proiettato su queste dichiarazioni un'ombra sul piano della onestà intellettuale e della trasparenza politica, è precisamente il giudizio di valore. Cioè, tu mi dovresti fare il piacere di dirmi se questa imposizione ti vede consenziente o ti vede critico. Se tu la consideri un vincolo pesante contro cui ti disponi, oppure se consideri quei vincoli un contesto fisiologico e progressivo. Fa una differenza come dalla notte al giorno. E invece spesso con il, come dire, l'escamotaggio del realismo, come se un'attitudine critica dovesse essere priva di realismo, non è per nulla così. La critica muove da un presupposto realistico, dopodiché ha l'onere di svilupparsi in modo coerente con questa premessa. Invece si suppone o si suggerisce che realismo implichi passività o accettazione dell'esistenza e delle sue, vi ricordate, compatibilità. Questa è stata, insieme a governabilità, una delle due parole che hanno segnato un tornante, che poi è scritto in quelle mani, cioè il tornante della seconda metà degli anni 70, quando
soprattutto CGIL, il Partito Comunista Italiano, un partito comunista del primo Berlinguer, contro cui l'ultimo Berlinguer avrebbe profondamente riflettuto in senso autocritico, ahimè tardivamente e soprattutto per breve tempo, perché è morto, come noi sappiamo, pochi anni dopo un mutamento di orizzonti, si è cominciato a ragionare in termini, poi c'è tutto il tema, per carità, adesso non voglio andare fuori tema, è chiaro che in quegli anni c'erano questioni drammatiche, no? La lotta armata, c'erano questioni che imponevano o quantomeno suggerivano un riorientamento, ma certamente questo tema della compatibilità e dei vincoli dentro i quali si trattava comunque di stare, beh, cambiava profondamente. Io penso che bisogna descrivere in modo corretto, dunque realistico, la realtà, però bisogna anche dire come la si valuta. Bisogna dire se i passaggi vengono considerati progressivi oppure regressivi. Allora io qui, per franchezza e per cominciare questa nostra riflessione, devo dire in maniera molto franca: io penso che il passaggio, così come è stato sinteticamente evocato, dalla militanza al volontariato sia da considerare come il segno di una crisi, come il segno di una crisi e come un passaggio che riflette, come diceva Caldara prima, una sconfitta, che va letta come tale, interrogata come tale. E poi, appunto, io sono d'accordo con quanto dicevi tu all'inizio, questa storia non è una storia erudita, è una storia che poi sta dentro un percorso, che poi comunque sia ha impliciti o espliciti degli orizzonti pratici, anche se non immediatamente evidenti oggi. Crisi per due ragioni, secondo me. Sono due le ragioni che io credo noi dobbiamo tenere presenti. Una è questa crisi in quale contesto storico matura, di quali processi macroeconomici, macrostorici, persino in qualche misura geopolitici, è la conseguenza, attraverso una catena ovviamente lunga di mediazioni, ma sta dentro un contesto che io credo che valga la pena di tratteggiare. E l'altra questione è che io credo sia, se non viene disinnescata questa crisi della militanza, premessa di ulteriori sconfitte, quindi è la conseguenza di sconfitte che ci riporterà, fino a quando non ne usciremo, se mai ne usciremo, naturalmente poi le forme della militanza, questo è tautologico, è banale, è ridondante, cambiano nel tempo, perché cambiano nel tempo la configurazione dei soggetti e il loro rapporto con le identità individuali, con gli spazi dell'agire collettivo, questo è ovvio, però una forma di militanza che poi io considero un sinonimo di organizzazione. E per questo dicevo che poi i termini sembrano chiari, ma poi invece bisognerebbe chiarirli meglio, perché sono sdrucciolevoli al massimo. Come vi dicevo, c'è moltissima militanza volontaria, e spesso e volentieri quando si polarizza militanza e volontariato, come mostrerò fra breve, il suggerimento in qualche misura è ad un agire individuale, notate bene, individuale del volontario, sia pur in riferimento a valori solidaristici, quindi un orizzonte collettivo, ma un agire individuale nella misura in cui questo agire si colloca in uno spazio informale, cioè dove l'organizzazione è un'organizzazione tuttavia, diciamo così, leggera, laddove il militante è un individuo che agisce fin da subito come corpo collettivo dentro organizzazioni pesanti. Guardate che questo non me lo invento io, sono i termini in cui in modo ricorrente
negli anni 90 e nel decennio scorso, ma soprattutto negli anni 90, che sono stati anni topici di una crisi culturale che ha pervaso la sinistra di classe in Italia, all'insegna di quella sorta di passione dell'autodissoluzione che purtroppo si scatena nei tempi di crisi, ha visto un dagli addosso alla militanza come se la militanza fosse sinonimo di violenza totalitaria. Sto facendo riferimento ad un libro che qualcuno di voi avrà sicuramente letto, quello che Luigi Pintor definì il libro più anticomunista che aveva mai letto, no? Cioè il libro di Marco Revelli che si intitola Oltre il Novecento. Il libro più anticomunista che io abbia mai letto, scrisse Luigi Pintor. Ma guardate che era un libro che intercettava e portava a sintesi stati d'animo diffusi poi se c'è tempo vi leggo un paio di frasi giusto per documentazione. Allora, il primo dei due punti, in quale contesto storico di grande periodo, di lungo periodo, si parla diciamo almeno di quei 40 anni che vanno dagli anni 60 alla fine del Novecento, se risalissimo ulteriormente dovremmo parlare di mondi completamente diversi dal nostro, e lì sì che temo che andremo quasi nell'erudizione. Cosa succede? Perché poi vanno in crisi le forme e le strutture di quella che noi chiamiamo militanza, cioè la pratica dell'agire collettivo che ho brevissimamente delineato. E succede, secondo me, con tutto il, ovviamente l'evidenza che taglio con l'accetta, sono sommario e sono probabilmente anche, anzi sicuramente si tratta di un resoconto controvertibile o opinabile, ma io la metto dentro questa questione, e cioè che la crisi della militanza è essenzialmente crisi dei partiti di massa, in particolare dei partiti socialisti e comunisti, ed è crisi delle grandi organizzazioni sindacali rispetto al loro radicamento e alla loro capacità di mobilitazione, quali si erano venute sviluppando a partire dagli ultimi vent'anni dell'Ottocento. Questa crisi ha a che vedere con un mutamento profondo dei sistemi di organizzazione del lavoro che si accompagna a quella trasformazione rivoluzionaria, rivoluzione passiva, che si compie a partire dalla fine degli anni 70 sullo sfondo di quella che è stata definita la crisi fiscale dello Stato. Allora il punto fondamentale è che si condensa nel binomio globalizzazione post-fordismo, ma quando si dice globalizzazione, guardate che non si dice come oggi sembra soltanto globalizzazione finanziaria, significa in primo luogo delocalizzazione produttiva attraverso le rivoluzioni dei sistemi informatici, quindi di comunicazione, e dei sistemi di trasporto, il container. Gli operaisti cominciarono a comprendere che si stava cambiando qualcosa, parlo della banda di Primo Maggio, per chi qualcuno qualcosa si ricorda, Sergio Bologna, devo dire che poi uno può dirgli, però Sergio Bologna capì queste cose subito, no? Disse qui col container sta passando una trasformazione radicale, guardate che se tu togli alla classe operaia occidentale, Stati Uniti ed Europa, col fatto che mobiliti una classe operaia mondiale, gli togli l'arma della piena occupazione, tu hai già sfondato sul terreno del conflitto di classe. Quindi, globalizzazione intesa come questa trasformazione generale. Allora, quando si dice crisi fiscale dello Stato, si dice
è la crisi fiscale dello Stato che poi determina tutto questo. Bisogna che ci intendiamo, perché se no, guardate che se non ci intendiamo su che cosa è, su che cosa fu crisi fiscale dello Stato, a partire dagli anni 70, facciamo lo stesso errore che temo moltissimi di noi fanno oggi quando pensano realmente che oggi la crisi economica sia una crisi dei debiti sovrani o delle finanze pubbliche, no? Mentre questa non è una crisi, questa è una gigantesca operazione di ridefinizione dei criteri di allocazione delle risorse pubbliche. La nostra non è una crisi di povertà, è uno scontro formidabile su chi dispone delle risorse pubbliche, a cominciare dalla fiscalità generale. La crisi fiscale dello Stato fu questo. Quindi, come vedete, a distanza di 50 anni siamo al punto. La crisi fiscale dello Stato è una crisi che si determina quando il conflitto di classe è arrivato a un punto, proprio perché riposa sulla tendenziale piena occupazione, da mettere effettivamente a rischio le stesse posizioni dominanti del capitale privato. E questo perché? Allora, i resoconti padronali ti dicono perché avete voluto troppo. Nel 1975 c'è un importante convegno della Trilateral che si intitola Gli eccessi di democrazia. Questi si riuniscono e dicono c'è troppa democrazia negli stati occidentali, Giappone, Europa e Stati Uniti, perché ci sono troppi servizi. Si chiede troppo allo Stato, lo Stato si espande eccessivamente. Ora, in realtà, che cosa è il welfare? Se noi andiamo a vedere la Costituzione italiana, il welfare non è altro che un sistema che assegna alla fiscalità generale il costo di ciò che corrisponde ai diritti. Il novero dei diritti muta nel tempo, ovviamente. La impostazione democratica progressiva dei costituenti è: ai diritti non deve corrispondere un costo sul privato che ne fruisce, sulla cittadinanza, dei diritti e dei loro costi si deve fare carico la fiscalità generale. Come? Attraverso la leva fiscale. Allora, perché va in crisi il fisco degli stati? Beh, perché è arrivato a un certo punto chi dovrebbe contribuire sul versante medio-alto dice no, questa è la crisi fiscale. Non è che c'è una, non è che c'è un'insufficienza in termini assoluti di risorse, per cui uno dice no, troppo, non c'è. No, c'è un rifiuto di concorrere da parte degli strati medio-alti della popolazione all'altezza dei costi di quei servizi che sono corrispondenti a ciò che viene via via considerato un diritto. Non so se sono chiaro, questo è il punto. Quindi la crisi fiscale dello Stato non è una crisi economica, è la conseguenza economica di un conflitto sociale e si inquadra in politiche economiche che prendono forma sulla base di equilibri politici che nascono da quel conflitto sociale. Allora, quando crisi fiscale dello Stato e globalizzazione vanno a regime e la globalizzazione determina che quel conflitto sociale venga stravinto dal capitale privato, ciò che avviene negli Stati Uniti a partire dagli anni, dalla seconda metà degli anni 70 e in Europa a partire dagli anni 80, il combinato disposto Reagan-Thatcher. In Italia noi abbiamo una svolta periodizzante che è la marcia dei 40.000, perché la marcia dei 40.000 in qualche misura ci dice che noi ci allineiamo, no? E ci mettiamo al passo. Beh, questo determina precisamente una trasformazione radicale delle forme della produzione, ma quindi anche delle forme di organizzazione del conflitto. La crisi della militanza è questo.
È questo. Naturalmente c'è una variabile che bisognerebbe che a me, io penso, far emergere in tutta la rilevanza, e cioè questa storia era ineluttabile, doveva andare a finire così, era segnata in partenza. Io penso che questa sconfitta era inevitabile, però non penso che fosse inevitabile questa sconfitta. Cioè, che noi si perdesse, io credo che fosse inevitabile, ma che si perdesse così, no. E si è perduto così, per rapidità e intensità e profondità di questo arretramento, perché non c'è stata difesa. Arrivato a un certo punto, Gramsci, di cui parlerò fra qualche minuto, Gramsci si chiede perché non vi è stata difesa, no? Cioè, nei quaderni, i quaderni nascono per molti aspetti, nascono per molte ragioni, però nascono, i quaderni che Gramsci scrive in carcere dal 29 al 35, e beh, nascono anche perché questo qui si scervella e dice: ma questa sconfitta, ma dove è maturata, dove abbiamo sbagliato, in che misura era inevitabile, e noi che ruolo abbiamo avuto, e come siamo stati in questo conflitto. Arrivato a un certo punto si domanda perché non c'è stata difesa, e questa è una vera domanda: perché non c'è stata difesa? Vale anche per gli anni 80 e a maggior ragione per gli anni 90. Cioè, lo sfondamento è stato a tal punto razionalizzato, capite perché criticavo l'eccesso di realismo all'inizio, no? Cioè, lo si è talmente riconosciuto come il carattere prevalente di una fase che ci si è volentieri allineati e si è razionalizzata la sconfitta, trasfigurandola come, beh, come i vari discorsi sulla modernizzazione, no? Quando ti vengono a spiegare che si è trattato della modernizzazione, certo che si è trattato, ma si è trattato di una modernizzazione capitalistica, con quell'aggettivo lì che dovrebbe essere irrinunciabile.